sì, una stagione molto bella. Sono contento, ma non contentissimo, perché mi aspettavo di meglio, o comunque speravo di raggiungere certi obiettivi che non ho raggiunto pienamente. Spero per il prossimo anno, sicuramente abbiamo cominciato da poco, comunque da ormai più di un mese, gli allenamenti, e sicuramente ce la metterò tutta per raggiungere, per recuperare, diciamo, gli obiettivi il prossimo anno che mi ero più o meno prefissato. Cosa ti è mancato? Mi è mancato costanza nelle gare, perché trovo che nelle gare ho avuto troppi alti e bassi, e questo mi ha portato a non essere sempre al top e a non far sempre le gare come speravo andassero. Sicuramente questo è portato anche da una mancanza di concentrazione soprattutto in alcuni momenti della gara, però ci sto lavorando molto e spero proprio quest'anno di riuscire a trovare questa costanza nelle gare. Che duello è stato con Stefano Canavese? Bello, un bel duello, perché comunque io trovo che, a parte l'essere compagni di squadra, però quando si arriva a giocarsi una stagione all'ultima gara è comunque sempre bellissimo. Ancora più bello se è un compagno di squadra. Cosa vuoi migliorare per il prossimo anno? Per il prossimo anno sicuramente, come ho già detto, la costanza per le gare, e ci tengo molto però a guardare anche il profilo d'atleta, quindi migliorare tutti quei piccoli dettagli come insiste molto il mio allenatore Amos, a curare tutti i dettagli dal mattino quando ci alziamo alla sera quando andiamo a dormire, anche il pre-allenamento, il pre-gara e soprattutto anche il post-allenamento e gara. Grazie mille.